Questa sera facciamo il versetto 47. Ve lo leggo anzitutto in italiano. Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò a chi è simile. Siamo proprio a chi è simile. Qualcuno non ha sentito, vuoi riferire? E devono stare attenti. Ah, che pronto. Quindi, chiunque viene a me, ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi è simile. Siamo nel cuore di questa similitudine. Quindi tutto quello che verrà detto nei due versetti successivi è, non dico un contorno, ma quasi, è un praticamente trasformare in una icona ciò che viene detto a livello concettuale in questo versetto. Il versetto si inquadra in tutto quello che abbiamo detto nei due incontri precedenti e li riassumo molto molto brevemente. Allora, nell'incontro di due settimane fa noi esaminammo il contesto in cui questa similitudine viene proposta. Il contesto è quello del discorso della montagna e in particolare di quella sezione del discorso della montagna in cui Gesù dice: perdonate chi vi fa del male, benedite quelli che vi maledicono, porgete l'altra guancia, se prestate il denaro non lo richiedete, e due così. Un discorso, sono delle esortazioni che non hanno nulla di naturale, sono delle esortazioni molto molto severe, perché pensate che Gesù, quando viene posto davanti, quando si trova davanti a Pilato, no, davanti al sommo sacerdote e risponde alle domande del sommo sacerdote, c'è un soldato che glielo prende a schiaffi e Gesù non è che forgia altra guancia, ma si divende e dice: non è perché mi percuoti. Quindi queste esortazioni anzitutto non devono essere lette in senso fondamentalista, ma devono essere interpretate in senso spirituale, cioè nel senso che Gesù sta proponendo a... Il discorso comincia con pantes acuontes, tutti quelli che mi vogliono ascoltare. Poi, se c'è sta chi non vuole sta a sentire, sta a fare la cosa, ma chi lo vuole ascoltare deve prendere in considerazione queste proposte. Perché? Perché Gesù è venuto a creare un uomo nuovo, un uomo che sia totalmente libero dal male. Noi tutti siamo sotto l'influenza del male, tant'è vero che nel Padre nostro diciamo: liberaci dal male. E Gesù invece è venuto a fare una nuova creazione, cioè un nuovo Adamo, un Adamo che non sia totalmente... Come si vince il male? Col bene, praticando il bene. Facendo tutto il bene. Perché il male non è fatto da tanti episodi in cui isolato, non è un arcipelago, ma il male è un mistero, come un coacervo, cioè tutto il male che faccio io, quello che fa lei, quello che fa lui, si coagula e forma come un buco nero che aspira la vita, che succhia la vita. Quindi il male è un'azione distruttiva, e diciamo quindi è come questa pece nera che ha un certo livello. Se io uno mi fa del male e io rispondo con altro male, occhio per occhio, dente per dente, o peggio ancora, occhio per due occhi per un occhio e così via, io che faccio? Non faccio altro che fare aumentare sempre di più il livello di questa melma. Ma se io rinuncio a vendicarmi, che cosa faccio? Faccio aumentare sempre più il livello del bene. Quando Cristo sarà tutto in tutti, praticamente il male non esisterà più e non ci sarà. Ecco, questa cosa qui si chiama resurrezione. La resurrezione non è il premio dei buoni che ci sarà nell'aldilà. Allora chi è religioso, chi non ha mai fatto mai nocate, andrà e avrà la vita eterna. No, la vita eterna è un'altra vita, non quella biologica, che noi abbiamo ora.
E l'abbiamo perché ogni uomo diventa come un Cristo, e Cristo associa a sé per fare tutto questo. Questo bisogna rispondere ai signori calvinisti, no? Dice, voi venerate i santi, non è che veneriamo i santi, sappiamo che Gesù Cristo agisce attraverso i suoi discepoli, che sono altrettanti, tipo Padre Pio, tipo Francesco, Chiara, che sono praticamente altri cristi, diciamo così. Quindi praticamente un uomo nuovo che abbia una vita nuova per creare un mondo nuovo, questa è la risurrezione. Tant'è vero che Paolo in una sua lettera nella lettera prima ai Corinzi scrive così, siamo al capitolo 15. Ci sono le persone che non credono nella risurrezione, sono impastate di pensiero greco, per cui dicono no, l'anima è immortale, quindi quando noi moriamo abbiamo quest'anima immortale che va, si unisce allo spirito, la risurrezione dei corpi, il corpo è pupù, che significa risurrezione dei corpi? E quindi negavano. E allora Paolo dice così, ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede. Noi poi risultiamo essere falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato Cristo dai morti, mentre in effetti non lo avrebbe risuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti, cioè non esistono più ad un certo punto. Quindi il cristianesimo viene definito da Paolo, un cristianesimo senza risurrezione, viene definito vano. Il termine greco usato è dunque kenos, che viene tradotto da Girolamo nella Vulgata con il termine inanis. Che significa kenos? Significa vuoto, frivolo, privo di senno, che smargiassata, senza senso. Capite che cosa sarebbe il cristianesimo? Cioè questo fatto di perdonare i nemici, di fare del bene a chi ci fa del male, tutte queste cose che Gesù Cristo ci propone. Se Cristo non fosse risorto, sarebbero atteggiamenti di persone frivole, di persone particolari, di persone con cui il cervello non gli funziona granché. È chiaro quindi che cosa dice Gesù, quando chi vi vuole ascoltare sta a sentire queste cose qui, perdonate, eccetera, eccetera. Questo quindi noi abbiamo fatto la prima volta. Nella volta scorsa poi ci siamo chiesti, nel versetto 46, quando dice voi vi chiamate Signore, Signore, e ci siamo chiesti, ma con quale autorità quest'uomo di 2000 anni fa ci viene a dire queste cose? E abbiamo visto come in tutto il Nuovo Testamento, con buona pace dei testimoni di Geova, dove c'è, e di tutti gli gnostici di tutte le epoche, praticamente Gesù Cristo ha sempre manifestato la sua piena, totale divinità. Abbiamo spiegato come Kyrie e Kyrie non è altro che la grecizzazione di una formula ebraica, Adonai Elohim, che non è una preghiera, ma è un credo. È un credo sintetico. L'ebreo professa la sua fede nel Dio unico, nel Dio trascendente, dicendo Adonai Elohim. Se questa formula, tradotta in greco, viene applicata da Giovanni, vedi l'episodio di Filippo, viene approvata da Paolo, vedi una lettera ai Filippesi, pur essendo di natura divina, cioè viene da Luca, in questo perché mi chiamate Kyrie, Kyrie, eccetera, eccetera. Che significa? Se questa formula è usata dagli ebrei per professare la loro fede in Dio, quando degli ebrei scrivono questi testi che noi chiamiamo Antico Testamento, Nuovo Testamento, questi ebrei che cosa hanno in testa? Gesù è Dio. Che Gesù Cristo è la stessissima, identica cosa di Yahweh. Ora, ma perché poi ci chiedevamo,
è importante stabilire questa ortodossia, questa, apparentemente questa ortodossia. Cioè, perché è importante riconoscere la divinità di Gesù Cristo, insomma? E mentre gli gnostici, cominciando dai Nicolaiti del primo secolo e finendo ai testimoni di Geova, ad un attuale, dicono che Gesù è un profeta, è un inviato di Dio, è un angelo, ma non certo di un Dio, insomma, certo. Perché sennò la salvezza verrebbe dall'uomo, non da Dio. Perché la salvezza verrebbe, bravissimo per Luigi, insomma. Perché praticamente se io nego la divinità di Gesù Cristo, tolgo all'uomo ogni possibilità di attuare quelle cose che Gesù Cristo dice. Ma io vorrei vedere quello che stavi dicendo tu prima, no? Per me Dio è la garanzia di potermi comportare in un certo modo, che tradotto significa Dio è colui che dona il suo spirito, dona la grazia affinché io, che sono limitato, che sono inadeguato, che sono piccolo e povero, come posso attuare quelle cose. Cioè Dio mette in me un seme cristico che mi rende capace di fare queste. Non so se è chiara l'idea. Allora, se Gesù Cristo è Dio, lui lo può fare questo, perché essendo Dio ci può dare la grazia, ci può dare. Un uomo non può fare una cosa del genere. Se invece Gesù Cristo è un angelo, se è un profeta, come è una creatura, come me, come tutti gli altri, mi può far sapere anche le cose più importanti, più spirituali, più divine. Però io solo ero e solo resto, con tutte le mie capacità. È chiaro qual è la differenza. E quindi praticamente abbiamo visto questo secondo versetto, abbiamo parlato un pochino di tutte queste forme gnostiche che si sono sviluppate nel corso dei secoli, questo abbiamo fatto. Boh, premesso queste cose qui, quindi Gesù propone la strada per una vita nuova. Gesù lo propone però sottolineando in modo molto netto che lui è Dio, ed essendo Dio non ci lascia solo, è l'Emanuele. Che significa l'Emanuele? Dio con noi, e quindi sta con noi, sta vicino a noi, non ci lascia solo. Per cui queste cose, per donare i nemici, non sono utopia, in Gesù Cristo diventano possibili, naturalmente, per chi vuole ascoltare. Per chi praticamente non lo vuole fare, questo è chiaro che tutto questo che stiamo dicendo. Bene, detto questo, possiamo allora leggere il versetto di questa sera. E questa sera Gesù dice: Pas o ecomenos pros me, kai aquon mu con l'omon, kai poion autus, upodeixi umin ti estin omoios. Lui traduce: chiunque viene a me, ascolta tu, eccetera, eccetera. Vedete, il versetto 2 è estremamente enfatico. Questi sono tutti i participi. Per cui, traducendo alla lettera, noi dovremmo dire: ognuno veniente verso dunque di me, e ognuno ascoltante le mie parole, e ognuno faciente queste parole. A costui io dimostrerò a chi è simile, o io sono singolare. Tutte le volte che Gesù ha parlato in questo discorso della montagna, egli si rivolge sempre a pantes, a quantes, a tutti quelli che ascoltano. Cioè parla a un gruppo, parla a una folla, parla a una massa, non a dei singoli. Una massa che va oltre i secoli, e quindi da quelli che stavano a sentire lui sul mare di Galilea fino a oggi a noi che stiamo stasera qui dentro. Perché, arrivato a questo punto focale della similitudine, Gesù non parla più a Pantes, ma dice ognuno che, cioè parla di singoli, il singolo che viene a me, il singolo che mi ascolta, il singolo, come se dicesse Caterina, se tu vieni, se tu ascolti, Fiorentino, se tu vieni, se tu ascolti, cioè personalizza. Perché? Perché il rapporto con Dio è forse personale, un rapporto
Salvezza, bravissima Saverio. Cioè, anzitutto perché la fede è sicuramente qualcosa che nasce nella Chiesa, si vive nella Chiesa, poi vedremo anche dei brani di San Paolo e così, però la fede deve avere obbligatoriamente un punto per un'adesione personale, cioè è la persona che aderisce a qualche, perciò il battesimo dei bambini è una cosa che mi lascia proprio perplesso. Quindi praticamente la fede deve essere basata su di un rapporto personale. Però c'è stato anche un motivo teologico di fondo per cui Gesù dice ognuno che. Il Gesù che dice perdonate i nemici, fate del bene a chi vi fa del male e così via, è il Gesù della kenosi, è il Gesù che si fa piccolo. È Gesù che si fa unico, è Gesù che si fa stretto per fare spazio tutto agli altri, è Gesù, come dice Paolo nei Filippesi, dell'annichilimento, è Gesù che si annichilisce giorno per giorno per arrivare al punto massimo di annichilimento che è la croce. Ma se questo farsi piccolo è il metodo, è la dinamica salvifica dell'umanità, è la dinamica attraverso cui viene fatto l'uomo nuovo, attraverso cui vengono fatte le terre nuove, i cieli nuovi e così via, il punto massimo, il pleroma di cui parla Paolo, qual è? È la? È la croce, perché di lì si parte per la resurrezione. Allora se dopo la croce è nostra salvezza, che essa significa quando noi cantiamo il venerdì santo e così via, è chiaro, e lui sta parlando di croce. Perché il dire perdonate i nemici, benedite quelli che vi maledicano e così via, significa rinunciare a se stessi, significa rinnegare se stessi, significa abbracciare la propria croce per poterla seguire. La croce non è un patibolo, la croce non è il mezzo dopo cui noi dobbiamo fare l'esaltazione del dolore. Il dolore è sempre una cosa satanica, viene da Satana e quindi va combattuto con tutti i mezzi. La croce invece è la missione salvifica che Gesù, che Dio affida al figlio e che il figlio affida a ciascuno di noi. Ma ditemi una cosa, sulla croce si può salire in massa? Sulla croce si sale solo ed esclusivamente da soli. Allora capite perché Gesù, arrivato al momento della croce, non dice più tutti voi che avete, ma dice tu Caterina, tu Pierluigi, tu Assuntino, con il zanico a croce. È chiaro quindi il discorso. Detto questo, noi dovremmo parlare di queste tre caratteristiche del discepolo di Gesù. Il discepolo è colui che va, che ascolta e che fa. Però ne parlo dopo, ne posticipiamo un po', perché io vorrei leggervi un brano preso dal Vangelo di Giovanni. Maria, dopo non deve andare perché ti devo dare una cosa. E ora mi sono ricordato che c'è quello lì. Allora, siamo nel Vangelo. Gesù ha detto, ognuno che viene a me. Nel Vangelo di Giovanni, l'Evangelista parla della stessa cosa. Siamo al capitolo 6, c'è stata la moltiplicazione dei pani e così via. E c'è stata molta gente che mormora sotto voce, ma chi sta chi è? Ma non è un figlio falegname, ma che poi insomma. E a un certo punto Gesù dice così. Gesù rispose loro, non mormorate fra voi, nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, tutti saranno istruiti da Dio. Poi vi leggerò dei brani di Isaia, di Geremia e così. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui, viene a me. In verità io vi dico, chi crede in me ha la vita. Nessuno può venire a me se non è attirato da Dio. Allora abbiamo un Gesù storico, quello che predica nelle piazze nelle strade e così via, il quale dice chiunque viene a me. E abbiamo poi un apostolo, e non certo l'ultimo, che è Giovanni, che dice
che da Gesù ci sarà solo ed esclusivamente se si è attirati da Dio. La prima cosa da notare è che il verbo attirare non è una buona traduzione, ecco, ecco in questo verbo qui, perché ecco non significa attirare, ecco significa trascinare, una cosa, trascinare, rimorchiare, trainare. Questo che cosa vi fa capire? Seguendo. Com'è? No, la seguendo. No, ci fa capire che l'uomo di per sé, per i suoi mezzi umani, intelligenti, non è che abbia una grande predisposizione ad essere cristiano. Cioè, dove noi, a causa del male che ha inficiato il nostro libero arbitrio, ha inficiato la nostra coscienza, inficiato non significa distrutto, indebolito. Poi parleremo pure un po' di... A un certo punto l'uomo non è naturalmente portato al Vangelo, perché se dico l'uomo è buono, non è manco cattivo, l'uomo è pure effimero, è come l'erba dei campi. E allora voi vedete sto Dio che letteralmente ci ha da trascinare da una persa come Gesù Cristo, cioè ci ha da afferrare, ricapire, ci ha da portare verso come Gesù Cristo, insomma. Pensate alla figura di quel padre quando arriva il figlio che puzza ancora i work e lo veste, l'abbraccia, un bacio e eccetera eccetera, e comunque su deve scritto, non fa fecchioni, insomma, ecco, è quel, quel Dio lì praticamente. Quel Dio che nella parabola dei vignaioli, e voi lì è Ampelos, io sono la vite e voi siete i tracci. E o Gergos, cioè il padre mio, Gergos è il contadino proprietario del terreno, che però non lo affida ad altri, lo lavora lui con le sue mani. Che fa suo contadino? Non... esamina i tralci uno per uno. E quindi ad un certo punto, quando sto Dio trascina verso Gesù Cristo. Come lo fa? Con? Attraverso? Spirito. Bravissima, attraverso lo Spirito Santo che soffia dove vuole, e quindi praticamente noi veniamo attirati da Gesù Cristo. Gesù Cristo è uno che parla, che ha detto delle parole, queste parole sono arrivate fino a noi con tutti i nostri limiti. Noi cerchiamo di conoscerle, dopo queste parole, di sapere che cosa è il contenuto. Quindi ecco le tre persone. Com'è? Le tre persone, padre, figlio e Spirito Santo. Sì, tutte e tre sono coinvolte in questa azione. Perché noi il fatto di separare il padre, il figlio e lo spirito è una cosa che non va. Questi agiscono sempre, stabilmente, continuamente, tutto insieme. Però l'esperienza ci mostra che non tutti si lasciano abbracciare da Dio. Non tutti si lasciano vestire, dove baciare, dove così via. Ma la maggior parte, non lo proprio sapere. Pensate a quelli che stanno fuori di strada. Sì, è vero, la stragrande maggioranza dove si fa parte sei figli, si sposa in chiesa, ma parlare poi di queste cose è difficilissimo, insomma. E allora pensate che Dio ad alcuni dà lo spirito e altri no, alcuni li trascina e altri no. Che Dio fa differenze di persone. No. Però guardate come molti cristiani pensano proprio questo. Tutta la galassia calvinista pensa proprio questo. Se io faccio una domanda, chiedo a questi signori di cui parlavi tu prima, ma sta domanda che fa, ma è quello che risponderà magnificamente, perché praticamente quelli che fanno significa che erano predestinati, e chi invece non le fa significa che non erano dovuto predestinato, insomma. Cioè noi non lo vediamo, ma Dio che sta in alto vede meglio di noi. Dio vede benissimo chi andrà verso la salvezza e chi va verso la perdizione. Come lo sa solo lui. Noi secondo nostro dobbiamo predicare a tutti, dobbiamo testimoniare a tutti, però poi chi si salva lo sa solo Dio, e chi non si salva lo sa solo Dio, perché è lui che decide. L'ultima parola aspetta.
mi sembra giusto questo che guardate che i calvinisti non sono due o tre persone, sono la massa del protestantesimo, perché tolto quei 70 milioni di luterani, tolto quella 30-40 milioni della chiesa alta anglicana, tutti gli altri protestanti, tutti sono calvinisti, i riformati, i presbiteriani, le chiese libere tipo Battisti, Valdesi, tutta l'enorme galassia dei pentecostali, sono tutti, teologicamente parlando, sono tutti di formazione calvinista, insomma. E quindi pensano proprio a questa cosa che a noi ci sembra assurda, quella della predestinazione. Noi quindi non crediamo nella predestinazione, ma nel Vangelo, il Vangelo che ci dice che Dio ha tanto amato il mondo. Ecco. Allora, anzitutto volevo ricordarvi, vi dicevo prima, due profeti, e precisamente il profeta Geremia, il quale già 700 anni prima di Cristo scrive, siamo nel suo libro al capitolo 31, ecco verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza. Non sarà come le alleanze che ho concluso con i loro padri quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, alleanza che essi hanno infranto benché io fossi il Signore, oracolo del Signore. Questa sarà l'alleanza che condurrò con la casa di Israele in quei giorni, oracolo del Signore. Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò nel loro cuore, allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi null'altro dicendo conoscete il Signore, perché non tutti, perché tutti mi riconosceranno, dal più piccolo al più grande. Che sta dicendo Isaia? Che in quei giorni, cioè nel giorno messianico, nel giorno inaugurato da Gesù Cristo, tutti verranno istruiti dal Signore, ma non nel senso che non devono studiare, non devono imparare, tu e compagnia, ma nel senso che tutti possono fare questo, che non ci sono delle caste privilegiate, che non ci sono più degli addetti ai lavori. Quindi noi potremmo dire tutti i battezzati hanno questo. E infatti il battesimo ci fa diventare re, sacerdoti e profeti. Quindi già nell'Antico Testamento l'idea che alcuni sì e altri no non esiste. Tutti saranno istruiti dal Signore. Un altro tuo profeta, Isaia, 800 anni prima di Cristo, scrive... non temere, perché lui sta parlando dell'umanità, l'umanità che è come una vedova perché ha perso il marito. Chi è dunque la vedova? È l'umanità. Chi è il marito? Dio. Ha perso Dio, ha perso l'amicizia con Dio, ha smarrito il senso di Dio, quello che capita nei nostri giorni. Non temere perché non dovrai più arrossire, non vergognarti perché non sarai più disonorata, anzi dimenticherai la vergogna della tua giovinezza e non ricorderai più il disonore della tua vedovanza. Viene forse ripugnata la donna sposata in gioventù, dice il tuo Dio, per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti raccoglierò con immenso amore. Farò di rubini la tua merlatura e le tue porte saranno di pietre preziose, tutta la tua cinta sarà di pietre preziose, tutti i tuoi figli saranno istruiti dal Signore e grande sarà la loro prosperità. Ma che altro dovevano dire questo qui? Come si fa? Come fa Calvino a leggere dopo la predestinazione? Se tutti i tuoi figli, sta parlando dell'umanità, significa che Dio è per tutti. E allora ci sta quel brano che poi diceva anche Luigi, quando nel Vangelo di Giovanni rileggiamo: Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Che cos'è il mondo? È l'insieme di tutti gli esseri umani, dal primo all'ultimo. E allora vedete come tutti c'è sta Luca, ricordate il fatto dei pastori? Quando i pastori vengono annunciati dall'angelo che è nato bambina, si avvia, come cantano gli angeli? Gloria a Dio!
di buona e non è la traduzione esatta. Egli ama, praticamente quando dice egli ama, Kai Epiges, Irene en Anthropois Eudokias, e sulla terra significa sul mondo, pace, pace dove è lo stare con Dio, pace è riconciliazione dopo con Dio. Questa dimensione non viene data agli uomini, ma en anthropois, che significa in greco? Dentro gli uomini, nelle loro coscienze, nei loro spiriti, negli uomini eudokias, non di buona volontà, eudokia significa buona volontà, ma in greco quando abbiamo un nome, poi c'è un genitivo, eudokias, sì, che appartengono all'eudokia. E pace sulla terra agli uomini che sono proprietà dell'eudokia, perché l'eudokia di Dio è di Dio. Dio è colui che è ben disposto verso l'uomo, ma gli uomini di tutta la terra, quindi tutti gli uomini. Allora Isaia dice questo, Geremia dice questo, Gioele dice questo, Luca dice questo, Giovanni dice questo, insomma. Ancora un'ultima versetto lo volevo leggere dalla lettera di San Paolo ai Romani. Siamo al capitolo 5 e San Paolo, sentite come è chiaro, San Paolo non è che sia sempre semplice, fa dei periodoni enormi, sentite qui come è chiarissimo. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo tutti siamo stati costituiti peccatori, non c'è nessuno che non sia peccatore, così anche per l'obbedienza di uno solo, Gesù Cristo, tutti saranno costituiti giusti. Vedete, quella è la volontà, chiaramente, a meno che loro non rifiutino, ma la volontà di Dio è che tutti in Gesù Cristo siano costituiti giusti. Giusti significa santo, significa salvato. Allora capite che praticamente questa idea dei calvinisti di essere che predestinati è un'idea balzana, insomma, mi avete capito quando ci vai a parlare, insomma. E mi ha ricordato queste cose, cioè facciamo sempre una e allora se la salvezza di Dio portata nella storia da Gesù Cristo attraverso lo Spirito Santo è per tutti, e se la nostra esperienza però dove ci mostra che molta gente non ne va proprio a sentire parlare, non ne vuole sapere, e come si spiega questo fatto? Se non si tratta di predestinazione, di che cosa si tratterà? Cioè del libero arbitrio, nel senso di gente che sceglie, dice no, io non lo voglio sapere. Io non aprire la famosa porta, spero che Dio. Il problema è che è difficile rinunciare a tutto quello che ti è fatto fino ad ora e abbandonarsi a Dio. Cioè rinnegare se stessi. No, rinnegare il mondo che si è vissuto. E chi stia un problema? È che l'uomo praticamente è dominato e coinvolto a tal punto dal mondo e dalle sue esortazioni, dalle sue proposte, dalle sue lucciole. Perché è una strada in discesa. Che praticamente non è totalmente libero. Come diceva Lutero? Il libero arbitrio, più serve arbitrio che non libero arbitrio, insomma. E che cos'è che rende il nostro arbitrio, che dovrebbe essere libero, invece lo rende servo? Per essere più precisi, lui l'ha detto in modo... Il peccato originale. Ci sono varie cose che agiscono sulla psiche dell'uomo, nella coscienza dell'uomo, e per renderlo, come devo dire, sclerocardico, come diceva Antonio, rispetto a Dio. La prima di queste realtà qual è? L'egocentrismo è praticamente l'adorazione del proprio io, cioè quell'io dove ci fa insanire, ci fa pensate per esempio a lettera ai Romani, no? Paolo inizia proprio così dicendo che l'uomo è diventato come impazzito.
perché pur conoscendo Dio, perché noi veniamo da Dio e quindi siamo marcati in un certo modo, tuttavia va sprenesiando con la sua mente, creandosi due paradisi artificiali, spesso sono proprio le religioni a creare dopo la droga. Pensate un pochino all'induismo, per esempio. L'induismo, no? Una religione che sembra così spirituale, tanti europei ne sono così affascinati, il karma, e compagnia bene. E chi si parlano continuamente di Dio, del ciclo delle rinascite, dell'uscita da questo ciclo, del Brahman, cioè dell'assoluto, eccetera. Ma poi, ma andando a verificare che cos'è la vita di queste persone, insomma, come vivono dopo questi loro doni? Mi parlano al modo loro. Niente, fanno cose senza senso, cose assurde. Cioè, da una parte loro hanno un sistema di caste, che è un vero e proprio razzismo, peggio dell'apartheid. Cioè, informatevi che cos'è la vita di un Dalit, cioè di un fuoricasta, di un paria, che in India. E guardate che sono oltre 300 milioni, non sto parlando in Agrishkriti. Cioè, gente che non ha diritti, gente che viene emarginata, gente che deve servire, deve subire ogni tipo di sopruso e compagnia bella, perché nelle vite precedenti avrebbero compiuto chissà quali peccati. Però contemporaneamente, mentre si comportano come dei razzisti, come degli aguzzini verso queste persone, contemporaneamente vanno adorando Dio in tutte le forme, compresi i zoccoli, il tempio, quelle lì proprio gli animali, i ratti, di quel tempio che sta nel Rajasthan. Non avete mai visto un documentario? È qualcosa che di abominevole. Come si fa a dire queste dove toponi tutte spellacchiate, praticamente sono rappresentazione di una dea. Immagino. E allora loro che cosa fanno? Dandosi spintoni, perché poi tutto quanto cauce, compagnia bella, perché hanno arrivato al momento del pasto, portano una miscela di miglio, miele, quella cosa gialla, come si chiama? Zafferano e compagnia bella, e lo mettono nei piatti e aspettano che i topi vanno a mangiare. Ma appena i topi vanno a mangiare, proprio pigliandoci a cavolo, hanno arrivato subito perché devono mangiare lo stesso pasto, perché così è in comunione con la dea. Vi faccio un esempio per farvi capire a quale grado. È una malattia, cioè, vabbè, ma le vite che devono buttarsi nel fuoco, però guardate che anche noi cristiani poi non è che prendiamo tale per certe nostre espressioni del cristianesimo, diciamo, cosiddetto popolare, pigliate quelle cose, per esempio i Fuentes, non voglio giudicare nessuno, non voglio entrare, però quelle manifestazioni non è che insomma ci abbiano molto molto a che vedere con il Vangelo. Allora capite che l'uomo di per sé non ce la fa, insomma. Quindi questa è la causa, diciamo, l'idolatria dell'uomo che pensa proprio con il suo io. Però poi un altro motivo accanto a questo è la cosiddetta pigrizia spirituale. La spiritualità per noi non esiste quasi più, non posso parlare di voi, ma diciamo, cioè quanta gente dedica un po' del proprio tempo, un po' al silenzio, alla preghiera, alla contemplazione, a meditare un pochino quello che ci capita nella giornata, per poter poi prendere delle decisioni, per potersi fare. Ma la mancanza di spiritualità porta all'inerzia spirituale. C'è la convinzione che certe cose la debbono fare gli altri. L'Adam ha parlato, gli altri hanno testimoniato, gli altri devono fare, e io invece, faccio fare cose tutti i giorni, perché eccetera. L'inerzia a lungo andare comporta un'altra cosa che si chiama aridità spirituale. Cioè nelle famiglie, negli ambienti di lavoro, nelle amicizie, praticamente di tutto si parla tranne che di Dio, di queste cose. Per cui certo nessuno è in grado di dare più niente agli altri. Queste sono le cose. Guardate, non lo dico io, ci sta una parabola
che è presa dal Matteo. Anzi, sono due parabole, però legate strettamente insieme al capitolo 13 di Matteo. La prima dice: egli parlò loro, egli sarebbe Gesù, di molte cose con parabole, e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era terra, germogliò, ma subito dopo si seppe, e così via, continua. E poi ci dice che il regno dei cieli è simile a un seminatore che ha seminato del buon seme nel suo campo, poi venne il nemico e seminò pure la zizzania. Allora, da una parte, il problema, guardate, non è di Dio, cioè che alcuni vivono una vita spirituale, altri no, alcuni sono orientati verso il Cristo e altri no, non è un problema di Dio, perché Dio è il buon seminatore, che uno usa un seme buono. Il greco per indicare il seme buono è kalon sperma. Sperma significa seme, kalon significa bello, buono, adatto allo scopo, come il buon pastore, no? Kalos poi men, cioè il pastore è bello, ma bello nel senso che serve allo scopo, è efficiente, efficace, produttivo. Quindi il seme che viene buttato sulla terra, chi è? Gesù. È Gesù. Questo seminatore, dopo che apparentemente sembra un arteriosclerotico, perché se lui sa che dove ci stanno i sassi, che dove ci stanno i rumi, non cresce niente, ma perché viene questo seme che costa tanto? Io vado e tanto per tutta parte. Perché in continuazione. Perché come? Vuole ci prova. Perché lui ha nel suo cuore, ci sta sempre una speranza. Anche Gesù davanti ai preti del suo disse, quando dice: noi siamo figli di Abramo, Gesù come risponde? Abramo, cioè Dio può trarre i suoi figli anche dalle pietre dei sassi. Pensate a quel tipo che sulla croce muore con Gesù. È un delinquente, è un l'estesse significa assassino, violentatore e compagnia. Quindi veramente è un mucchio di letame, è sempre vissuto di nuovo così. A un certo punto vede accanto a lui un altro crocifisso, è un uomo sanguinante, pensate alla sindrome, è un uomo ridotto a una polpetta, e lui vede in quest'uomo un re, si rivolge a lui chiamandolo Signore, quando sarai nel tuo regno. Un uomo che sta sulla croce, lui lo vede come se fosse su un trono. Eppure quello lì è un sasso. È uno che per tutta la vita, questo seminatore, voglia buttare un grano, l'ha rifiutato, però poi capita che proprio all'ultimo che succede? Che questo sasso si apre e lascia fuoriuscire un figlio di Abramo secondo la fede. È chiaro quindi qual è. Quindi questo seminatore non è un vecchio arteriosclerotico, che essendo antico di anni è un po' che arteriosclerosi e quindi va tanto dappertutto, insomma. È uno dunque che spera contro ogni speranza, che spera fino all'ultimo. È chiaro dunque qual è il motivo con cui alcuni si lasciano trainare da Dio e altri no. Il motivo non sta né nel seminatore né nel seme, il motivo sta solo ed esclusivamente nella terra. Se questa terra non si libera dai sassi, non permetterà mai a Dio di raggiungere il suo scopo. Allora Giulio dovrei fare un'autocritica su me stesso e dire: a quale terreno appartengo? Dove sono le pietre? Dove sono le spine? Dove è il terreno fertile? E vabbè, quando, perciò io prima dicevo, chi c'ha un po' di spiritualità nei momenti di silenzio fa questo. Cristina, volevi dire... Però Giulio, ma... spesso... il sogno che ti fa protendere verso una strada, chi sta bene non se lo pone proprio il problema, cioè solitamente è così. Invece quando uno magari cade, che ha un problema serio, qualunque cosa, magari incomincia ad affidarsi. Però questo, cioè, uno che sta bene non pensa che, cioè, è difficile che possa scegliere una strada.
però no, è difficile, ma però Dio generalmente la ma Dio generalmente la quando per esempio tendere verso certe strade, no? Cresce poi, poi il grano cresce insieme alla zizzania. E i discepoli dicono Signore, noi ora andiamo a distruggere la zizzania. Ci cioè andiamo a fare i muri, andiamo a fare gli steccati, andiamo a separare i cattivi dai buoni. Che questo significa? Ricordatevi un tedesco, no, insomma. A un certo punto, praticamente, Dio come risponde? Lascia che cresce, perché? Perché Dio sa che non esiste la zizzania e il grano. Che in ognuno di noi ci sono pochi zizzani e non pochi grani, e ha la pazienza di aspettare che il grano possa emergere e fare eliminare la zizzania. Questa è la storia, è chiaro? Quindi niente predestinazione, è solo l'uomo che vive in un certo modo. Bene, detto questo, siccome ci mancano solo 10 minuti, solo qualcosa. Allora, anzitutto, vedete che il versetto è tutto strutturato su dei participi. Ognuno veniente a me, ognuno ascoltando le mie parole, ognuno facente dove le mie parole. Perché ci sono tutti i participi? Perché è un processo. Bravissimo Enzo, perché in greco il participio esprime un'azione duratura e continuativa. Allora colui che viene a me, non solo quando avendo un certo prurito, allora se va a Santiago corso biblico, oppure quando avendo un'altra prurita non venga a messa perché gliene tiene di andarci, perché quello gli dice il cuore gli dice di andarci, e però la domenica. Ma quando uno fa una scelta dovrebbe farla coerentemente dalla A alla Z, e il participio in greco esprime proprio questa cosa, come più meno. Concetto che è rafforzato dal costrutto prosme. Prosme è un pros con l'accusativo che vi ricorda sicuramente il prologo di Giovanni, kai o logos en prostonteum, e la parola era, traducono, presso Dio. Invece prosso con l'accusativo in greco non indica uno stato in luogo, ma indica un modo al luogo. Il totalmente rivolto, il totalmente orientato. Quello che in tutta la giornata, non quando va a messa, poi quando va, ma in tutta la giornata, quando sta su, quando fa la spesa, quando si sta fumando la sigaretta in ducessa, presente che c'è sta su Dio. Come Giovanni nell'ultima cena. Come Giovanni nell'ultima cena. Precisamente. Capite quindi che cosa significa il participio? Quindi ercomenos significa che se uno sceglie Gesù Cristo e tutte quelle parole che abbiamo ascoltato tutto prima, sempre orientato per non adesta una con Dio, perché chi mette mano all'aratro e si volge indietro non è indegno di me. Guardate che indegni di Gesù Cristo non sono le prostitute, non sono le adultere, non sono le meretrici, non sono i lestofanti come quello che stava sulla croce, non sono quei mucchietti di letame come Zaccheo. Indegni di Gesù Cristo sono dunque le persone, anche persone estremamente per bene, anche persone estremamente religiose, che iniziano una cosa e non la portano mai a fine, perché cominciano e stanno una continuazione a buttarsi la rete a pensarci su. È chiaro dunque quindi il discorso. Che cosa significa poi il secondo verbo? Aqua molto no. L'ascoltante le mie parole. E come? Guardate, Dio non ha mai lasciato l'umanità. Anche quando nel raccontino mitologico di Adamo ed Eva, Adamo si stacca da Dio con la sua presunzione, facendosi sedurre dalla menzogna satanica e così via, Dio resta vicino ad Adamo, gli fa la veste di pelle, gli dice dovete lavorare, devi partorire, eccetera, continua a parlare. Quindi sto Dio è uno che si è rivelato sempre all'uomo in modo massimo con Gesù Cristo. E perché, in che modo Dio si rivela? Sì, certo, attraverso i profeti, ma normalmente con la parola.
attraverso gli uomini e le donne, perché ogni uomo e ogni donna è fatto a immagine e somiglianza. E allora, avendo tu il volto di Dio, noi lo portiamo. Però siccome i cristiani e tutti gli uomini in genere, perché abbiamo parlato degli indù, non parlavo dei musulmani, sono come dicevi che sei le stesse cose, allora dovremmo praticamente, siccome l'umanità ha voluto imbrattare questo volto, l'ha imbrattato con tutti i suoi egoismi, con tutti i suoi sassi, con tutte le sue idolatrie, con tutti i suoi sperperi e così via. E l'uomo quindi, avendo un volto irriconoscibile, non è più in grado di far vedere Dio agli altri. E allora Dio che si è dovuto inventare? Se non lo potete avere, almeno la santa santità. E allora che ha fatto? Ha mandato Gesù Cristo, che è la parola. Capite perché Gesù Cristo è venuto? È venuto tutto perché l'uomo non era più in grado di far vedere Dio con il suo volto, e quindi c'è stato bisogno della parola. Tant'è vero che nella lettera ai Filippesi, Paolo, che è uno che è orientato, è uno che va verso Cristo, è uno che ascolta, dice così, siamo lettera ai Filippesi capitolo 3: non ho certo raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione, ma mi sforzo di correre per conquistarla. Paolo dice: non sono arrivato alla perfezione, vedete, è conscio dei suoi limiti, ma i limiti non sono la cosa che ci staccano da Dio, è volgersi indietro dunque che ci stacca, perché anch'io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di averlo conquistato, so soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò sto che mi sta di fronte, io corro verso la meta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù in Cristo Gesù. Tutti noi che siamo perfetti, perfetti non nel senso morale, perfetti nel senso che abbiamo realizzato Gesù Cristo nella nostra vita, dobbiamo avere questi sentimenti. Se in qualche cosa pensate diversamente, Dio vi illuminerà anche su questo. Intanto, dal punto in cui siamo arrivati, procediamo insieme. Vedete, il discorso è per ognuno, perché come dicevamo prima, sulla croce si sale da solo, non si sale in gruppo. Però, per quanto riguarda la quotidianità, per quanto riguarda una fede vissuta nel quotidiano, tutti i giorni, come dice Paolo, procediamo insieme. Procedere è la traduzione del verbo stoicheo, dove stoicheo significa procedere in fila, procedere secondo un ordine. È un linguaggio che viene preso dai militari, praticamente, perché questi mettevano su file di sposte. Cioè, quindi che cosa vuol dire Paolo? Che la Chiesa, in questo nostro cammino verso Gesù Cristo, in questo nostro orientarsi a Gesù Cristo, la Chiesa è la fondamentale. Ok? Quindi nessuno può vivere un cristianesimo da solo. Perciò sembra con tutte le critiche che noi facciamo alla Chiesa, e sono delle critiche costruttive, però sono critiche che vengono fatte per far migliorare la Chiesa, non per distruggere. Okay? Vabbè. Questo quindi per quanto riguarda l'ascolto. E finalmente c'è l'ultima caratteristica, quindi orientarsi verso Gesù Cristo, ascoltare Gesù Cristo, fare la sua parola. Che significa fare la sua parola? Mi piace di più questo verbo qua, praticare la sua parola, che poi si traduce però in una testimonianza. Io qui non vorrei dire niente, vorrei soltanto ricordarvi le beatitudini. Fare la parola di Gesù Cristo, leggetevi le beatitudini, vedete che significa quella cosa lì. Per esempio ce ne sta una: beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
I francesi nella Bibbia di Gerusalemme, che è in francese, traducono bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés les fils de Dieu. Cioè, beati gli operatori d'uomo di pace, perché saranno chiamati, cioè non gli operatori, gli artigiani. Perché l'artigiano chi è? È uno che lavora e fa le cose, non è un genio, non è Prassicale, non è Michelangelo, però è uno che ha una sua genialità, che ha una sua creatività, che ha una sua personalità, che si mette lì e fa le cosine sue e le fa belle cose. Bene, così è essere operatore di pace, essere artigiani di pace, fare la pace nel proprio animo anzitutto. Perché non è che... Come? Quando ci senta vicino. Ma fare la pace nelle famiglie, fare la pace praticamente, costruire la pace con gesti di accoglienza, di fraternità, con uno stile di vita. Bene, chi fa tutto questo, conclude Gesù, io gli dimostrerò a che cosa è simile. Dimostrare è il verbo upodeknumi, ma upodeknumi non è didaskein, non è né fai, non è didaskein, perché fai non significa apparire, manifestare, e non è didaskein significa insegnare, è l'insegnamento che quelli lì che vanno insegnante propongono, ognuno poi con i suoi metodi, come può, ma upodeknumi è insegnare facendo vedere. Dimostrare. Insegnare facendo vedere. E quello dopo che, per esempio, l'altro giorno lui ha fatto la festa per la bambina che ha fatto 4 anni. Ma quando voi vedete un genitore, un padre, una madre, vicino a un creatore piccolino, che gli insegna come si mangia, come si veste, come si parla con l'altro e com'è, quello lì è un fratello. È un far vedere. È un comunicare, è un porgere con il cucchiaino, cioè è un insegnare con amore. Questi signori insegnanti, i catechisti, eccetera, non dovrebbero, dovrebbero tenerla presente, ok? Vabbè. Questo quindi praticamente è quello che Gesù propone ai suoi discepoli, ok? Vabbè. Allora noi ci fermiamo qui, però.